mi presentai in via Cilea, al civico 79. Arrivai all'ultimo piano, che lui abitava all'ultimo piano di via Cilea. Suonai a quel campanello, mi ha detto la signora Agnese. E disse: buongiorno signora, sono Emanuele Filiberto, il caposcorta di suo marito. Lei mi guardò, mi fissò e mi disse: mi scusi, come ha detto, può ripetere il suo nome e cognome? Sì, signora, Emanuele Filiberto. Nel frattempo, io pensai alla solita storia del principe Filiberto. La signora Agnese cominciò a chiamare: Paolo, Paolo. Si presentò il dottore Morsellino all'ingresso della porta, con in mano una tazzina di caffè, il piattino sotto. Mi disse: buongiorno. Gli disse: Agnese, Agnese, cosa c'è? Aspetta, mi scusi, lei può riferire a mio marito come si chiama? Dottore, le dico: buongiorno, mi chiamo Emanuele Filiberto. Hai visto, Paolo? Il Ministero dell'Interno ti ha mandato un principe. Mi fissò di nuovo, guardò la signora Agnese e gli rispose: e tu, Agnese, mi tieni un principe davanti alla porta? Prego, si accomodi che le offro la prima tazzarella di caffè. E da lì, da quel primo incontro, è nato un bellissimo rapporto. Dopo l'attentato di Falcone, la scorta Borsellino era in prima linea. Per cui l'attenzione su di lui era al massimo. Il mio equipaggio era composto da uomini fissi. L'ultimo periodo, noi parliamo dei famosi 57 giorni, credo la fine giugno, io sono stato ricoverato in ospedale per un intervento all'orecchio nel periodo di luglio, giustamente gente che chiedeva giorni, le vacanze, hanno preso le ferie, per cui le persone che andavano via venivano sostituite da altri. A quel punto la scorta non era più fissa. Il rapporto che noi avevamo con la personalità, possiamo dire il nostro secondo padre, una personalità, che lui ci trattava come i suoi figli. Aveva sempre il pensiero ai suoi figli, di Manfredi, di Lucia, di Fiammetta. Il fatto che ci dice: qui sopra la mia mano c'è la mia famiglia e ci siete pure voi. Dopo la strage del dottore Falcone a Capaci, c'era troppa tensione. Qua non si discuteva più eventualmente di avere un conflitto a fuoco. Qua ti mettevano le bombe. Il dottore Borsellino mi chiamò e mi disse: guarda che oggi io vado a mangiare con Giovanni all'Hotel Patria. Va bene, ok, vedo di mettermi in contatto con i ragazzi del dottore Falcone. Quando siamo arrivati all'Hotel Patria, il dottore Borsellino raggiunse dottore Falcone, è andata ad accomodarsi al tavolino. Io ero a un 3 metri. Il dottore Borsellino mi guardò in un modo come al solito suo, perché lui parlava anche con gli occhi. Mi alzò gli occhi, attirando l'attenzione, e con la testa cominciò a fare così. Il senso era: com'è la situazione? Io risposi così, alzando il pollice, tutto a posto. Si alzò, si avvicinò. Mi scusi, scusi, cameriere, scusi, mi faccia il favore. Mi prepari i panini per i miei ragazzi e i ragazzi di Giovanni. Questo era il dottor Borsellino. A noi non ci ha mai chiamati agente di scorta, ci ha sempre chiamati i miei picciotti. Una persona che non ha un affetto non si prende la briga di pensare se sti ragazzi devono mangiare.
tutte le volte che ho fatto la notte, il dottor Borsellino era sul balcone, a qualsiasi ora della notte. E fumava, e fumava, e fumava tanto, e fumava tanto. E io da giù, non è che potevo gridare di notte, beh, gli facevo il segnale alzandogli la mano e lui poi mi rispondeva e rientrava. Verso la fine del mese di giugno venne a conoscenza che era arrivata una nuova collega alle scorte. Sai, è arrivata una collega sarda da noi in ufficio. Una biondina, una bella ragazza fra l'altro, simpatica. Al che io dissi, ma ascolta, ma questa ragazza si chiama Emanuela Loi? Sì, si chiama Emanuela Loi. Infatti io lì ci rimasi. Da quando io sono stato ricoverato, io, Emanuela, non l'ho più sentita, non l'ho più vista. Io rivedo Emanuela perché nel giorno della strage che io sono andato lì c'era la mano di Emanuela, l'unica cosa che ho visto. Ancora era con l'arma in pugno. Sono arrivato via Autonomia Siciliana, il caos più totale. Guardavo all'altezza dei palazzi, fumo, vedevo lampeggianti ovunque, pompieri. Io speravo. Ho lasciato la macchina in doppia fila con le chiavi inserite. Mi sono avviato verso via D'Amelio. Lì c'era gente che gridava. Tutto distrutto. Incominciai a camminare all'interno di via D'Amelio. I colleghi che mi hanno visto, che conosco, li guardavo in faccia, tutti che piangevano. Sentivo grida che arrivavano dai piani alti. All'altezza proprio dove c'è il gabbiotto della portineria, cominciai a vedere per terra. Non riesco, in primo momento non riuscivo a identificare bene che cosa erano. Erano pezzi di cose nere che fumavano e sentivo puzza di carne bruciata. Mi giravo ovunque e vedevo tutte queste cose bruciate. Al che mi sentii toccare il collega e mi faceva Manu, io lasciai, suo collega me lo ricordo, mi diceva, mi tirava, lasciami, usciamo, andiamo via. Io ho detto, togliti, e cominciai a continuare a camminare, neanche a 2,5 metri dal cancelletto dove normalmente noi entravamo per andare all'abitazione della sorella. Vidi un lenzuolo bianco con qualcosa sotto. Mi girai verso il centro della strada di via D'Amelio e vedi lì a Lucia. Vedi a Lucia. Fino a quel momento non riuscivo a capire tutto quello che era successo. Non riuscivo a capirlo. Vedevo tutto distrutto. Poi incominciai a vedere le macchine nostre distrutte. Mi rigirai verso la portineria. A quel punto, quando vidi le macchine in quelle condizioni, quel lenzuolo, mi avvicinai a quel lenzuolo, lo alzai. E lì vidi mezzo busto. Mi sentii tirare alla spalla. Con forza mi girai ed era Lucia. Mi tirò e ci siamo allontanati.
del dottore Borsellino. Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto, in quelle condizioni. Circa mezz'ora dopo abbiamo trovato la mano, perché è solo quella di una donna. E con lui, il dottore Borsellino, c'era Emanuela Loi. Ancora con la pistola in pugno, sopra la portineria. Ho visto una chiazza di sangue enorme. Fra un balcone e l'altro, proprio al centro della portineria. Quella persona che mi diceva la famiglia è sacra. E qui sopra ci siete pure voi. Non c'era più. Paolo Borsellino non c'era più. Emanuela non c'era più. La mia sorellina. Agostino Catalano. Walter Edi Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, l'unico sopravvissuto, Antonio Vullo, l'unico.